Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi invita all'ascolto di... Lo stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro. Ben ritrovati all'ascolto di Tutto lo Stadio, il programma di Radio Dolce Vita che segue le vicende della nostra SPAL in collaborazione col Centro di Coordinamento degli SPAL Club. Con noi, infatti, come sempre, la Presidente del Centro di Coordinamento Valentina Ferozzi e un membro storico che è Franco Pivati. Oggi parleremo di SPAL, come sempre, naturalmente, anche se non parliamo di calcio giocato in questo momento, o meglio, parliamo di calcio giocato, ma il calcio estivo, ovvero le partitelle che Valentina ha potuto vedere nel ritiro della SPAL, e chiediamo proprio a Valentina come ha visto questa SPAL, che va detto è ancora allo stato embrionale, è ancora in costruzione, perché il mercato probabilmente inizierà dopo l'8 di agosto, quando si siglerà, diciamo, questo accordo di passaggio di proprietà della squadra, e quindi a quel punto vedremo anche quando arriveranno i rinforzi, che tipo di rinforzi saranno, e da questo capiremo anche magari quali saranno le ambizioni di questo nuovo campionato di Serie B della SPAL. Nel frattempo sentiamo le opinioni, il punto di vista di Valentina, che ha seguito la SPAL a Mezzana in questo ritiro montano e ha potuto vedere, insomma, diciamo, i primi calci di questa squadra che si sta costruendo. Abbiamo visto i ragazzi allenarsi tutti i giorni, facevano in linea di massima due sedute, una mattutina e una pomeridiana. Qualche pomeriggio invece sono stati in piscina presso l'hotel dove erano alloggiati. Una cosa strana che non avevo mai visto fare da altri allenatori era fare una preparazione palla al piede. Probabilmente, essendo soltanto 16 giocatori, di cui 9 della primavera, quindi ci sono anche difficoltà a fare la preparazione, perché non si possono fare né tattiche né grandi cose. Quindi il mister ha preferito lavorare sul palla al piede. I ragazzi sono molto impegnati, erano veramente molto concentrati, però li ho visti molto sereni, quindi mi fa ben sperare. È chiaro che stiamo aspettando tutti questa firma di questo rogito, perché, come hai detto tu, da quel momento inizierà la vera campagna acquisti. Non dobbiamo allarmarci, perché davanti abbiamo ancora tanti giorni prima che chiuda il mercato, e sulla piazza ce n'è una marea di giocatori. È chiaro, bisogna avere anche i soldi per acquistare, però diciamo che ci sarà una scelta ampia e non molto limitata. D'altra parte abbiamo visto anche che le altre squadre non è che stanno facendo delle campagne enormi, e poi si parla anche di un ridimensionamento di tutti i contratti con i giocatori, e questa è una gran bella cosa secondo il mio parere, perché bisogna anche un pochino abbassare questi paletti. Solitamente, tra l'altro, anche in annate abbastanza tranquille, non certamente queste ultime che sono state un po' flagellate dal problema Covid, il mercato del calcio si andava a concretizzare proprio nelle ultime settimane di mercato, per cui la SPAL ha tutto il tempo per intervenire sul mercato, e anche immaginiamo che in questi giorni Zamonel si sta comunque muovendo, sta prendendo sicuramente accordi che poi verranno probabilmente siglati prima della fine del mercato. Franco, che impressioni hai avuto di questa SPAL che si sta costruendo? Allora, adesso è molto presto per dire le conclusioni, anzi non abbiamo nessuna conclusione, perché il mercato non è stato praticamente fatto. L'unica certezza è che abbiamo un nuovo allenatore che a me è piaciuto subito, non so, da impatto. Mi sembra una persona che sappia il fatto suo, che è abbastanza burbero con i giocatori, che ci vuole. Non mi sembra tipo un Marino più accondiscendente, mi sembra molto sul pezzo. Poi ho visto dalle interviste, per esempio Strefezza ha fatto un'intervista e ha detto che giocano molto sul pallone, è un modo completamente diverso di allenare rispetto agli allenatori italiani. Quindi potremo anche vedere magari una SPAL più aggressiva, più portata al gioco.
come fu in effetti il Brescia che ha preso negli ultimi 10-15 giornate dell'anno scorso, che l'ha portato da zona retrocessione, addirittura ci ha scavalcato proprio noi e è andato nei playoff, purtroppo ha perso dal Cittadella, ma quello ci stava, una partita, può capitare. Quindi per l'allenatore è una bella certezza finora. Lui sicuramente avrà parlato dei suoi ex giocatori, sembra che ci sia in arrivo, speriamo, Bjarnason, che sarebbe un ottimo acquisto, ed è un islandese che l'anno scorso ci ha fatto 3 gol, tra l'altro 2 a Brescia e 1 a Ferrara, quindi sarebbe un ottimo acquisto. E poi parliamo dei giovani che sono arrivati, c'è l'Atelad dell'Atalanta, un nero molto quotato, è dell'Atalanta e quindi è una garanzia, perché tutti i giovani dell'Atalanta non sbagliano mai di solito, anche un settore giovanile molto forte. Poi ultimamente è arrivato Coccolo, che è della Juventus, però veniva dalla Cremonese dove però ha avuto un infortunio, quindi non ha più giocato, e quindi questi sono 2 ottimi acquisti. Adesso io posso parlare di quello che si vede, e in futuro speriamo soprattutto di comprare degli attaccanti, perché è tanto tempo che a Ferrara non abbiamo un attaccante come si deve, dai tempi di Antenucci o anche prima, insomma, perché Petagna, diciamo, è stato l'ultimo grosso attaccante, anche se poi un vero attaccante di punta non lo era, perché svariava tutto il campo. Quindi in questo momento la tifoseria è un pochino perplessa, diciamo, c'è un po' di scoramento, la retrocessione più un campionato con la mancata qualificazione ai playoff può essere capita, e quindi dobbiamo trovare l'entusiasmo e speriamo che dall'8 agosto troviamo lo stimolo per cominciare una nuova avventura spallina. Valentina, torniamo un attimo a Mezzana, dove voi come tifosi avete avuto, come sempre, come ogni anno, un contatto con i giocatori e anche con lo stesso nuovo mister. Ecco, hai qualche aneddoto da raccontarci su questo primo incontro tra i tifosi e la squadra e il mister? Noi abbiamo cercato di lasciare la loro privacy il più possibile. Quando li incontravamo per strada, così c'era un saluto, una battutina, ed erano tutti molto disponibili. Quello con cui abbiamo più parlato è stato Tiam, il portiere, abbiamo conosciuto anche la moglie, insomma, sono stati incontri sempre piacevoli e molto cordiali. Abbiamo avuto anche l'incontro con il nostro allenatore Clotet, molto disponibile, abbiamo fatto foto, abbiamo chiacchierato un po'. È chiaro che anche lui sta aspettando nuovi arrivi, perché, come ho detto anche prima, si fa fatica a lavorare con una squadra che non è ancora squadra. Però insomma è molto disponibile, una persona molto tranquilla. L'abbiamo rivisto anche sabato, che girava per le strade di Ferrara, anche lì sempre molto disponibile e molto tranquillo. Però quando era in ritiro era anche molto isolato, una persona che sta molto col suo staff, parla molto col suo staff, però si isola. Un personaggio un po' enigmatico, ecco. Quindi ha le due personalità, quello con i tifosi, che è sempre, come ho detto, molto disponibile, e quello invece istituzionale, che è molto invece chiuso e molto concentrato su quello che sta facendo. Franco, diamo un'occhiata al calendario che è stato presentato proprio a Ferrara in una bellissima cornice, quella di Piazza Trento Trieste, un evento che ha portato anche le nostre bellezze monumentali in giro per tutta l'Italia. Calendario che si presenta assolutamente impegnativo per la squadra e assolutamente interessante per i tifosi, perché ci aspetta un campionato veramente di ottima qualità, con compagini tutte di grande prestigio, tutte con un passato glorioso quanto la SPAL, e quindi insomma speriamo di tornare ad andare allo stadio tutti quanti quanto prima possibile, e ci aspetta sicuramente un grandissimo spettacolo questa prossima stagione. Sì, la Serie B quest'anno particolarmente è ricca di squadre blasonate, perché oltre alla nostra SPAL ci sono Brescia, Parma, Lecce, Crotone, Monza. È tornata in Serie B anche l'Alessandria, che anche se è 49 anni che non è in Serie B, è sempre una squadra blasonata, visto che ha fatto debuttare Rivera in Serie A, è rimasta, diciamo, l'unica forse apparizione dell'Alessandria in Serie A. Però insomma quest'anno abbiamo una Serie B che è una Serie A 2, possiamo anche chiamarla, e la SPAL come inizio di campionato se la vedrà contro il nostro vecchio amico, nemico, avversario Pisa, sul campo del Pisa, alla prima giornata, una partita che è molto sentita, sembra stati sempre rivali sia come squadra che soprattutto come tifoserie. Purtroppo adesso le tifoserie sono un po' ridotte, però la trasferta di Pisa ce la ricordiamo tutti, specialmente l'anno della promozione in B, facemmo non so quanti pullman, mi ricordo che avremmo bloccato Pisa con improperi degli automobilisti pisani che erano rimasti con lunghe code, mi ricordo, alla fine della partita. Poi avremo 2 partite consecutive in casa, Pordenone e Monza, sono 2 squadre tutte e 2 pericolose. L'anno scorso il Pordenone ci fece 3 gol, quindi speriamo di non ripetere questa brutta giornata. Poi c'è il Monza, che come sapete tutti era favoritissimo del campionato, e c'è anche il nostro ex Valotti, che speriamo non ci faccia un brutto pensiero.
Dopo naturalmente dobbiamo incontrarle tutte, abbiamo la regina fuori casa, il nostro amico amato Vicenza in casa, e poi c'è la trasferta romantica e un po' da piangere di Terni, dove non so se qualcuno si ricorda cosa è successo qualche anno fa. Poi verso la fine, ecco che ci sono negli ultimi incontri, perché io guardo sempre che alla fine, che nell'ultima giornata del girone di ritorno giocheremo a Benevento, dove potremmo trovare anche il nostro amico Schiattarella, se è rimasto ancora lì. E poi abbiamo trasferte, le ultime tre trasferte sono tutte lontanucce nel girone di ritorno, perché avremo Lecce, Frosinone e Benevento, le ultime tre trasferte. Quindi speriamo che la SPAL sia in lotta per qualcosa, se si potrà andare in trasferta, potremo anche fare delle belle trasferte come gli anni scorsi, perché a Lecce, per esempio, ce le ricordiamo tutti, facciamo una bellissima trasferta. Quindi è un calendario abbastanza impegnativo, però la SPAL penso che ci riuscirà a salvarci, almeno a salvarci, quest'anno ci riusciamo secondo me. Valentina, il coordinamento sta organizzando un evento invece molto importante per salutare chi ha riportato la SPAL in auge e tra i grandi del calcio italiano, un posto tra l'altro che a mio parere proprio per la storicità della SPAL gli compete appieno. Il centro di coordinamento infatti sta organizzando un evento molto importante, ce ne parli proprio tu che naturalmente sei l'organizzatrice. Sì, il 5 di agosto presso il bagno Malua faremo una cena. Con chi vorrà partecipare può prenotarsi presso il centro di coordinamento alla nostra sede in Corso Isonzo 42 o telefonare al 349 76 51 892. Questa cena è ormai ricorrente perché tutti gli anni la facciamo, però quest'anno ha un sapore particolare, sarà un ringraziamento alla famiglia Colombarini e al presidente Mattioli per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo ancora, perché fino al 9 di agosto ancora sono i patron e il presidente della nostra SPAL. Però ci sembra doveroso, perché gli anni trascorsi con questa proprietà e con questa società rimarranno nel libro storico della SPAL, perché abbiamo avuto dei momenti meravigliosi e non ci sono parole per poterli ringraziare. Sì, mi sembra giusto quanto dici Valentina, mi sembra giusto che i tifosi ringrazino in modo adeguato, e poi in un evento anche sicuramente interessante come lo sono stati i precedenti, in un contesto molto bello che è quello del bagno Malua, anche cenando con un'ottima cucina, e quindi proprio il modo migliore perché i tifosi si stringano ancora una volta intorno a chi ha regalato a tutta la Ferrara sportiva questi grandi risultati che hanno riportato, come dicevo prima, la SPAL tra le grandi del calcio italiano. Bene Valentina, noi ci aggiorneremo sicuramente con tutto lo stadio nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e seguiremo come sempre tutto lo sviluppo del calciomercato, della cessione della società e tutto quanto saranno le iniziative anche del centro di coordinamento degli SPAL Club. Ringrazio come sempre i nostri ospiti, Valentina Ferozzi che è presidente del centro di coordinamento degli SPAL Club e Franco Pivati che ne è un membro storico. Un grazie a tutti voi che ci avete seguito fino qui, appuntamento alla prossima puntata di Tutto lo Stadio. Reali Auto, concessionaria Kia per Ferrara e provincia, in via Maiocchi Platis 10, vi ha offerto l'ascolto di... Lo stadio, analisi, previsioni e commenti dal tifo biancazzurro.